Salve a tutti, sono Nicola Valente, il vostro prof di alimenti e oggi parleremo della carne, sicuramente uno degli alimenti più importanti per l'uomo, ma anche molto discusso. La carne, derivando dal muscolo dell'animale, è chiaramente molto ricca d'acqua. Le percentuali variano dal 60 al 75% in relazione all'età dell'animale, chiaramente al tipo di animale, e anche al tipo di taglio. Difatti, gli animali giovani hanno un contenuto di acqua maggiore rispetto agli adulti. Inoltre, i quarti posteriori contengono una maggiore percentuale di acqua rispetto ai quarti anteriori. Ma la carne è fondamentale soprattutto per l'elevata quantità di proteine, è difatti uno degli alimenti a più alto valore biologico. Contiene tutti e 8 gli amminoacidi essenziali fondamentali per l'uomo. La percentuale di proteine varia dal 18 al 23%. Possiamo dire che in media 100 grammi di parte edibile di carne contiene all'incirca 19 grammi di proteine. La quantità di lipidi, invece, varia molto in relazione alla razza dell'animale, al tipo di animale, all'età dell'animale e al tipo di alimentazione che si sceglie. Varia dall'1 al 14% circa. Quando parliamo di lipidi ci riferiamo soprattutto ai trigliceridi e questi trigliceridi contengono una grande quantità di acidi grassi saturi, quelli che chiaramente non sono ottimali per il nostro organismo perché possono portare in eccesso a problemi cardiovascolari. Però la carne contiene anche una grande quantità di colesterolo, in media andiamo dagli 80-85 mg su 100 grammi di prodotto. Ma la qualità della carne dipende anche dai micronutrienti contenuti in essa. Difatti la carne è ricca di vitamine del gruppo B, la B1, la riboflavina, vitamina B2, la PP, ma soprattutto la B12, che si trova nel regno animale. Inoltre troviamo anche la vitamina D, la vitamina A e la vitamina E. Per quanto riguarda i sali minerali, la carne è ricchissima di potassio, sodio, di magnesio, di calcio, ma anche di oligoelementi come il ferro, lo zinco, e l'alluminio, il rame e il manganese. Questi oligoelementi sono fondamentali perché alcuni, come il ferro, hanno un'alta biodisponibilità, cioè vengono assorbiti più facilmente rispetto al ferro che troviamo nei vegetali. Pertanto è fondamentale assumere una certa quantità di carne, soprattutto nell'età della crescita e dello sviluppo. Quindi gli aspetti positivi della carne dipendono dal fatto che questo è un alimento plastico, altamente proteico, con proteine ad elevato valore biologico. Contiene tanti oligoelementi che non si trovano nei vegetali e contiene una grande quantità di vitamine e di sali minerali. Però ci sono anche degli aspetti negativi. Infatti nella carne è assente la vitamina C. Un eccesso di carne può portare a un accumulo di acido urico derivante dal metabolismo delle purine. Questo può portare a problemi ai reni. Inoltre, in una dieta non equilibrata, dove si ha un eccesso di proteine e un eccesso di acidi grassi saturi, questi nutrienti vanno ad agire nelle fasi della promozione del cancro. In particolare, del cancro al fegato, al colon retto, al rene e alla mammella. La carne non è indicata in grandi quantità in soggetti con artriti e con la gotta. Si consiglia pertanto di assumere al massimo la carne 2 volte alla settimana. Questo è tutto, il vostro prof vi saluta e vi raccomanda di guardarvi anche gli altri video.